a vederlo così da fuori, è un centrocampo compatto d'esperienza, molto ruvido, no? Magari poche, e un attacco interessante almeno per individualità e anche futuro. Forse bisogna attaccarlo più che aspettarlo. Ma io credo che Siena, così a naso, non penso che venga a Parma per fare la gara e quindi metterci, cercare di mettersi nella nostra area. Quindi c'è sempre il risvolto della medaglia. Bisogna essere indubbiamente propositivi, quindi questo vuol dire avere la voglia e il desiderio di andare a fargli male, di andare ad attaccarli, ma sempre veramente con grande razionalità, con grande intelligenza e con grande equilibrio. Ci saranno momenti dove probabilmente soffriremo e lì bisogna essere bravi a gestire questi minuti e poi avere anche questo desiderio, questa convinzione che Siena è un avversario indubbiamente molto compatto, una squadra molto corta, una squadra che riparte con grande velocità e determinazione, perché questo è quello che ha dimostrato fino ad oggi. Però insomma è una squadra che anche dal punto di vista classifica non dimostra di essere meglio del Parma, quindi ce la giocheremo veramente a viso aperto e con grande determinazione. Degli acciaccati recupera qualcuno No, oppure... direi di no, abbiamo il problema di due giocatori, come sapete bene, e credo che non sia neanche opportuno rischiare, perché poi dopo te li trovi, te li porti dietro magari per 2 o 3 settimane con l'80% sì, il 20% no, quindi preferisco che un giocatore stia fermo, che recuperi appieno la sua condizione e poi dopo ne riparliamo settimana prossima. Secondo la sua esperienza, no? Sia da grande calciatore e da allenatore, quanto possono influire queste due partite con Siena e Bologna anche sul mercato del Parma? Ma io credo che siano abbastanza determinanti. Credo che saranno indubbiamente abbastanza determinanti nel tipo di valutazione che il sottoscritto insieme alla società e al direttore Leonardi faranno, quindi sono settimane che hanno un peso notevole. E i detrattori di Colomba, quando è stato esonerato, hanno detto: meno male che così il nuovo allenatore farà giocare Crespo, perché qua, insomma, ci sono in tanti che sono affezionati a questo giocatore simbolo per il Parma. È una speranza vana la loro, oppure. No, ma io penso solo di fare e farò assolutamente delle scelte che siano coerenti con quello che è il mio pensiero, con il mio modo di interpretare il calcio e soprattutto con quelle che sono le risultanze degli allenamenti e del lavoro settimanale. Questo semplicemente. Io sono stato a mio tempo un giocatore per anni di una squadra importante, però finché un giocatore è disposto, è disponibile ed è pronto a fare il suo lavoro nel modo migliore, io prendo in considerazione tutti. È chiaro che poi ci sono delle valutazioni che devono andare oltre al semplice fatto di chiamarsi Donadoni oppure qualcun altro. E questo, se viviamo solo di vecchi ricordi, probabilmente c'è qualcuno ancora che vede Donadoni con i pantaloncini corti e con le scarpe, ma non è più in grado. Questo non è chiaramente il caso di Crespo, però non posso dare eccessivo peso a questi ragionamenti, che mi fa piacere che i tifosi si affezionano a queste passive, però poi ci sono altri ragionamenti A parte che l'abbiamo vista fare il torello, quindi insomma tutto da fare. Se sommato. ormai si arriva, ormai più o meno 62 anni, ma il Sento una. problema è quando si va nel mezzo, finché sta intorno va ancora bene, ma quando vai nel mezzo è un po' disastro. Sento un'ultima cosa, Taccardo, secondo quanto scriveva Paolo Grossi della Gazzetta di Parma, che è un po' più tattico di tutti noi, ha giocato, o meglio, ha giocato in queste prove, è stato utilizzato quale centrale dei centrali della difesa a tre. Ne ha le caratteristiche, come mai questa scelta? No, io credo che se chi è stato qui negli allenamenti anche ieri ha visto o anche nella giornata precedente che però era a porte chiuse, abbiamo provato la difesa mettendo una a destra, una a sinistra, una centrale, li ho alternati molto in questo senso, quindi Zaccardo credo che possa fare assolutamente entrambi i ruoli, però non è
credo che l'abbia provato nella sua esperienza anche a Palermo, giocando anche da centrale, ma soprattutto mi preme che ci sia la convinzione, veramente la certezza da parte di loro di poter fare. Poi uno può anche sbagliare, non è un grosso problema, io preferisco vedere gente che osa sbagliando, piuttosto che quello che sempre cerca di gestirsi e di fare le cose giusto per così sbagliare il meno possibile. Se non si osa diventa difficile proporre qualcosa di costruttivo, e quindi questo è un po' quello che io ho detto anche ai ragazzi, così come ho detto loro, che preferisco che uno le cose le dica piuttosto che le faccia intendere, perché quando uno incomincia a ragionare, dico, ma starà pensando in questo modo, spesso volentieri si sbaglia e si prendono delle cantonate. Quindi ho detto loro, ragazzi, io sono qui, sono disponibile a tutto, sono aperto a tutto quanto, venite da me, qualsiasi cosa, poi si ragionano le cose e si valutano per il bene comune, ma non tralasciamo nulla.